Ciao amici di Best Tech, io sono Alex e finalmente iniziamo un canale dedicato alla realtà virtuale in cui io vi mostrerò le mie esperienze con Oculus Rift, il visore di realtà virtuale sviluppato da Oculus, che come sapete è stata una società che è stata acquisita da Facebook nel 2014 e che inizia soltanto adesso a riscuotere un certo successo nel mercato grazie anche agli sconti che sono stati fatti per il periodo estivo. Ma iniziamo subito a vedere il dispositivo, solo dopo la sigla. L'Oculus Rift CV1 è l'ultima versione di un dispositivo per la realtà virtuale, nato da un progetto di crowdfunding in cui sono stati presentati due prototipi, il DK1 e il DK2. Il progetto ha avuto un notevole successo, tanto da catturare l'attenzione di Facebook, che nel 2014 ha deciso di acquisirne la società. Il visore contiene due schermi con risoluzione 1080x1200 pixel per occhio, un campo visivo di 110 gradi e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Le cuffie e il microfono sono integrati e rimuovibili, l'audio è direzionale 3D. Il kit in offerta comprende il visore, due sensori infrarossi, due controller touch, un mini telecomando, un joystick per Xbox One con l'adattatore PC. È anche presente un gancio per collegare uno dei due controller touch alla chitarra di Guitar Hero. Il visore è estremamente comodo, tant'è vero che è il più leggero sul mercato, solo 400 grammi. Le regolazioni permettono di usarlo comodamente anche da chi porta gli occhiali, ma il vero fiore all'occhiello sono i suoi controller touch. Questi due dispositivi a batteria permettono letteralmente di vedere le nostre mani e di tracciarne i movimenti in modo decisamente dettagliato. Il primo impatto con l'esperienza di realtà virtuale vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Sentirsi all'interno dell'ambiente non può essere raccontato dalle sole immagini che vi stiamo proponendo, è qualcosa che va provato per essere compreso appieno, e nelle prossime puntate parleremo proprio dei giochi e delle esperienze provate nel corso del tempo. Bene, non ci rimane che tirare le somme di questa prima esperienza con Oculus Rift, è un'esperienza sicuramente positiva perché il prodotto veramente è un prodotto di qualità, e il senso di immersione durante i giochi e l'esperienza di realtà virtuale è veramente, veramente profondo, quindi vi invito a provarlo se non l'avete mai fatto perché è un qualcosa che non è possibile raccontare attraverso un video bidimensionale, bisogna indossare il casco e provarlo. E per il resto però posso dirvi che ci sono dei margini di miglioramento, sicuramente si può migliorare l'angolo di visione e inoltre si potrebbe fare qualcosa per la risoluzione perché è vero che la risoluzione è molto elevata, siamo intorno ai 2K, ma è anche vero che il visore, le lenti del visore espandono molto, zoomano molto lo schermo diciamo nella parte frontale. E quindi se non utilizziamo la massima risoluzione nei giochi tendiamo a vedere i pixel e questo è un effetto un po' fastidioso. Nei prossimi video vedremo più in dettaglio alcuni giochi, alcune esperienze di realtà virtuale, così da potervi far vedere che cosa c'è attualmente nel mercato e cosa è possibile fare. Se volete più dettagli sul dispositivo vi invito a leggere la recensione che ho appena messo online su besttech.it e se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like sul canale. Io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Un saluto, ciao. Che figata! Ti è piaciuto? Sì, sì. Eh? Cifra. Una volta a settimana vengo qua e gioco. Vabbè. Però se fatica. Se fatica sì. Mazza. Ma cioè se quando prende soldi per fare queste cose, perché comunque è faticoso. In che senso? Cioè, nessuno te paga? No. No, no. Di solito paghi te. Ah, ok. Ciao.